Ciao a tutti, il mio nome è Rosita e vi do il benvenuto all'angolo del crimine. La storia che voglio raccontarvi oggi è su un caso che, al pari di quello del mostro di Firenze, ha segnato la storia del nostro paese, macchiandola in modo indelebile. 24 morti e 103 feriti è decisamente un bilancio da strage. Voglio raccontarvi della guerra che una banda di criminali improvvisati e del tutto insospettabili, e lo vedremo, ha combattuto per 7 lunghissimi anni, gettando nel terrore l'Emilia-Romagna e di riflesso l'Italia intera. Oggi vi parlo della banda della Uno Bianca. Come e perché una banda di rapinatori ha potuto mettere sotto assedio un'intera regione per 7 lunghi anni è tuttora un vero mistero. Come un mistero come si sia arrivati alla loro cattura. Sì, perché la banda della Uno Bianca aveva la caratteristica di sfuggire a ogni retata, appostamento, controllo. Non si riusciva in alcun modo a catturarli. Erano fantasmi, colpivano e poi sparivano per non lasciare traccia. Ma per capire le origini del male, le origini di tutto, bisogna tornare indietro di qualche anno. Tutto inizia con una rapina a un casello autostradale. È il 19 giugno del 1987, è una bella serata di inizio estate, siamo sulla A14, direzione Pesaro. Sembra una sera come tante, quando all'improvviso una Fiat regata grigia con una targa manomessa si avvicina al casello. 3 uomini con i volti coperti e armati fino ai denti intimano al casellante di consegnare loro tutto l'incasso della giornata, 1.300.000 lire, che i componenti afferrano lesti per dileguarsi nella notte. Quella fu la prima rapina messa a segno da quella che entrerà nella storia come la banda della Uno Bianca, per via dell'auto con cui facevano i loro colpi, anche se inizialmente le prime rapine, come abbiamo visto, la banda le mette a segno fuggendo a bordo di una regata grigia. A quella rapina ne seguiranno ben 12 nell'arco di 2 mesi, lungo tutta la A14, la cosiddetta Adriatica che da Bologna si snoda fino a Taranto, tanto da meritarsi l'appellativo di banda del casello. Poi, nel settembre del 1987, grazie a un'operazione dei carabinieri di Riccione, si arriva all'arresto di 4 persone ritenuti i responsabili delle rapine ai caselli. La banda del casello era stata finalmente sgominata. Tutta l'Italia tira un sospiro di sollievo. E in effetti, a riprova di ciò, le rapine ai caselli si interrompono di colpo. Banda sgominata, patria salvata, quindi. In realtà, la storia ci dice che no. Non stavano così le cose. La banda del casello semplicemente cambia obiettivo. Butta via la regata per iniziare a fare le rapine con l'auto con cui sarebbero entrati nella storia. L'arresto della presunta banda del casello rappresenta per loro un enorme vantaggio. Gli serve per riorganizzarsi e decidere con precisione chirurgica quale strategia adottare per continuare a fare rapine senza avere gli occhi puntati addosso. Solo che alle rapine, ben presto, iniziano ad affiancarsi ben altri reati e forse anche quelli erano previsti. La banda diversifica i propri obiettivi. I colpi messi a segno spaziano dalle rapine alle pompe di benzina, ai portavalori e ai supermercati. Obiettivi facili, da una botta e via. La banda però dopo un po' alza il tiro e decide di estorcere del denaro a un concessionario di Rimini, tale Savino Grossi, al quale iniziano ad arrivare lettere minatorie scritte con un normografo e firmate a Picone, con delle richieste di pagamento. La banda voleva da lui 30 milioni di lire. Per rincarrare la dose, la banda crivella di colpi la vetrina del suo autosalone. Savino però immediatamente corre alla polizia e denuncia questo tentativo di estorsione. La polizia gli suggerisce così di fingere di accettare, cosa che Savino fa. Si mette così in contatto con la banda per organizzare l'incontro. La banda gli detta le condizioni. Prendi la A14, Rimini Sud, direzione Bologna. Al casello autostradale torna indietro, direzione Rimini. A ogni cavalcavia che incontri, fermati, conta fino a 10. E dove vedrai un borsone penzolante sul ponte, lì metti i soldi che ti abbiamo chiesto. Il 3 ottobre è il giorno dell'incontro. Savino si avvia sulla A14, direzione Bologna. Al casello torna indietro. Si ferma con la propria auto, una Fiat Panda, a 4 km da Cesena, località Ruffio. Savino non ha i soldi con sé, bensì un agente di polizia nascosto nel bagagliaio, Luigi Cenci. Dietro di loro un Alfa 33.
Al suo interno il sovrintendente Antonio Mosca e gli agenti Ada Di Campi e Luciano Baglioni. Armi alla mano e giubbotti antiproiettili, pronti a intervenire per stanare gli estortori. Ma qualcosa va decisamente storto. La banda mangia la foglia, i criminali capiscono che Savino non è da solo, che si è portato gli sbirri dietro e senza pensarci due volte innescano un terribile conflitto a fuoco. Più che una banda, sembra un comando. Con folle lucidità aprono il fuoco sulle due auto, con dei fucili a pompa sparano con una precisione da sicari navigati. Le auto vengono investite da decine e decine di colpi. L'agente Ada Di Campi viene colpita alle gambe, così come il sovrintendente Antonio Mosca, che posto sul sedile anteriore dell'auto viene raggiunto da 5 pallettoni al torace e uno alla testa. Portato d'urgenza in ospedale, inizia per lui un calvario che lo porterà alla morte un anno e mezzo dopo, il 29 luglio 1989, tra lo sgomento di tutti. Quello sarà il primo di una lunghissima sequela di morti orribili. L'unica a rispondere al conflitto a fuoco e a rimanere illeso è l'agente Luciano Baglioni. Ricordatevi il suo nome perché tornerà in ballo. L'agente apre il fuoco sulla banda, riesce a colpirne uno al torace, che però rimane praticamente illeso perché indossava anche lui un giubbotto antiproiettile. La banda si dilegua in fretta, lasciando dietro di sé orrore e sgomento. Dopo quel conflitto a fuoco, la banda rimane silente per un po', per ricominciare più feroce di prima. Gli anonimi criminali iniziano a colpire le coop, gli uffici postali e le modalità sono sempre più violente. Arrivano persino ad usare dell'esplosivo per accedere agli uffici postali. Ovunque passavano lasciavano terrore e distruzione. Le armi a loro disposizione erano micidiali, tipiche delle più sanguinose bande criminali. Il 30 gennaio del 1988 a Rimini si sparge la notizia di una rapina a una coop finita in tragedia. La banda delle coop, come nel frattempo si prese a chiamarli, ha colpito ancora. A morire nel conflitto a fuoco una guardia giurata, Giampiero Picello, che si trovava lì per depositare i soldi del supermercato su un portavalori. Picello venne raggiunto da una sequela di colpi di fucile a pallettoni a canne mozze e lasciato lì sull'asfalto. È ufficialmente iniziata la lunghissima scia di sangue che trascinerà l'Emilia-Romagna nel terrore. Tra il 30 gennaio 1988 e il 27 dicembre 1990 la banda metterà a segno decine e decine di colpi e sparerà decine e decine di pallottole, lasciando sull'asfalto 12 vittime e una cinquantina di feriti. Una guardia giurata, Carlo Beccari, due carabinieri, Cataldo Stasi e Umberto Erriu, uccisi durante un posto di blocco, dei testimoni, re di averli visti in faccia o di aver annotato la loro targa o di aver tentato di dare l'allarme, giustiziati sul colpo, senza appello, giustiziati per il loro altissimo senso civico, per non essersi voltati. Sono Adolfino Alessandri, pensionato, ucciso in sella alla sua bici mentre vede scappare la banda. Ha giusto il tempo di urlare loro «Safet delinquent», che in romagnolo vuol dire «Cosa fate delinquenti?». E uno di loro torna indietro, punta l'arma e spara, senza pietà. Giancarlo Armorati, anch'egli pensionato, Primo Zecchi, ucciso mentre annotava la targa di un'auto sospetta. La morte di Primo Zecchi è la più senza senso. Quella era un'auto rubata, non poteva essere di nessun aiuto alle indagini. Perché ucciderlo? Muoiono Rodolfo Bellinati e Patrizia Della Santina, colpiti all'interno di una roulotte di un campo rom, un crimine questo di chiara matrice razzista, come si appurerà in seguito. Il 27 dicembre 1990 muoiono anche Luigi Pasqui, commerciante, e Paride Perini, un passante, uscito per una passeggiata insieme al figlio piccolo, ucciso perché aveva visto la banda cambiare auto e perché si era avvicinato alla Uno bianca abbandonata con le portiere aperte. Colpito allo stomaco e lasciato sull'asfalto, a morire. Paride è la 12ª vittima della banda che in un'escalation di orrore agisce con una spietatezza che lascia senza parole, sparando a chiunque si mette in mezzo per mandare all'aria i loro propositi criminali, sparando nel mucchio, fra la folla. E nessuno riesce mai a stanarli, al punto che per molto tempo non si saprà neanche se a colpire erano una o più bande e se queste erano in qualche modo collegate fra loro. In pratica, le forze dell'ordine davano la caccia dei fantasmi che però uccidevano senza pietà.
L'estrema difficoltà nello stanarli era dovuta al fatto che in quel periodo storico il nord fosse particolarmente bersagliato da diverse bande organizzate che provenivano dal meridione, i cosiddetti criminali pendolari, che specie nei fine settimana dal sud dell'Italia si spostavano al nord, mettevano a segno i colpi e se ne tornavano a casa, ad attirarli l'estrema ricchezza di quelle regioni, economicamente più floride rispetto al sud, con pochissimo controllo del territorio da parte di organizzazioni criminali. Questo gli dava quindi ampio margine di libertà, cosa che nelle loro regioni di provenienza non era proprio possibile. Succede però che due di questi pendolari vengono fermati e identificati grazie alla soffiata di un abbasista che ha deciso di collaborare. I due vengono dalla Sicilia e, secondo l'abbasista che li ha denunciati, fanno parte di una banda con base a Catania che ha messo a segno diversi colpi al nord, specie in Emilia-Romagna. Vengono arrestati convinti che quelli fossero i componenti della banda delle COP. I sanguinari criminali che avevano messo l'Emilia-Romagna a ferro e fuoco erano dei meridionali, dei terroni. Come non capirlo subito? L'annuncio in pompa magna venne diramato su ogni stazione radio e TG, ma nonostante la cattura di questi pericolosissimi rapinatori, né le rapine né i morti sull'asfalto cessarono. L'unico elemento che ricorreva quasi sempre era una Uno bianca, tanto che la stampa prese a definirli con il nome per cui passeranno alla storia, la banda della Uno bianca. Ma in realtà quella della Uno Bianca è un po' un falso mito, come fu spiegato in un'intervista famosa di uno dei componenti della banda. Loro le auto per fare i colpi le rubavano, ed essendo la Uno Bianca l'auto più diffusa in Italia, spesso capitava che rubassero quella, ma ne usavano tante altre. Addirittura a un certo punto della loro, diciamo, carriera da rapinatori, ne useranno ben tre. Ma c'era anche un'altra motivazione dietro la scelta di rubare proprio una Uno Bianca. Si camuffava benissimo. Bastava parcheggiarla in mezzo ad altre macchine e potevi star certo che fra quelle macchine c'erano altre Uno bianca. Come stabilire quale fosse quella usata per il colpo? Ma parliamo per un attimo di quegli episodi che sembrerebbero di matrice razzista. Bologna è sempre stata una città votata all'accoglienza, eppure, proprio a Bologna, intorno alla fine degli anni Ottanta, erano sempre più numerosi gli agguati contro tutte quelle associazioni che si occupavano di ospitare gli immigrati. Ma non solo. Particolarmente frequenti erano gli assalti ai campi rom presenti nelle periferie della città, come quella di Via Gobetti il 23 dicembre 1990, quando qualcuno, all'imbrunire, spara contro le roulotte, uccidendo due persone di etnia rom. Da questo agguato, però, c'è una prima svolta. Qualcuno ha visto chi ha sparato. La polizia è così in grado di fornire un identikit dei quattro componenti del comando che ha assaltato il campo rom. Intervenne anche un esperto di balistica, che si accorse che le armi usate per l'agguato, dei fucili nello specifico, erano di tipo automatico. I proiettili erano di un calibro particolare, 222 Remington. Questo aveva un solo scopo: aumentare il tasso di violenza all'inverosimile. Essere letali, colpire e abbattere senza pietà, essere infallibili. Arriviamo al 4 gennaio del 1991, appena 9 giorni dopo l'ultimo colpo. Quella sera una pattuglia dei carabinieri fa un giro di ricognizione lungo il perimetro del quartiere Pilastro, alla periferia di Bologna. All'interno dell'auto vi sono 3 giovani carabinieri in servizio pattuglia quella notte per perlustrare un campo rom e una scuola d'uso centro di accoglienza al Pilastro. Sono Otello Stefanini, Andrea Moneta e Mauro Mitilini, tutti intorno alla ventina. Durante la usuale ronda all'altezza di via Tommaso Casini, la pattuglia supera una Uno bianca, da cui quasi nell'immediatezza parte un fuoco di proiettili che investe la pattuglia dei carabinieri, che prese alla sprovvista cercano in tutti i modi di difendersi rispondendo ai colpi. Otello Stefanini, sebbene ferito, tenta di scappare, ma finisce contro dei cassonetti della spazzatura. Subito dopo un'altra auto sopraggiunge e anche da lì arriva una raffica di colpi all'indirizzo dei poveri carabinieri che letteralmente in trappola soccombono per l'estrema violenza dell'agguato. Quel fuoco incrociato non ha lasciato loro scampo. Quando li ritrovano all'interno della vettura, i loro volti sono praticamente irriconoscibili. Il più grande fra loro aveva appena 22 anni. In seguito si saprà che quella Uno bianca si stava dirigendo a San Lazzaro di Savena in cerca di un'auto da rubare. E proprio a San Lazzaro di Savena venne ritrovata l'auto che fu abbandonata e data alle fiamme. Quel breve scambio di sguardi fra i carabinieri e loro, i componenti della banda, aveva scatenato la reazione immediata.
Qualche tempo dopo si scoprì che dopo averli crivellati di colpi, i tre, già morti, furono colpiti alla nuca, una sorta di esecuzione post-mortem come segno di sfregio, un gesto che lascia inorriditi. Un testimone dirà: erano armati, con i volti coperti, avanzavano lenti, sicuri. Si muovevano con perfetto sincronismo, lateralmente, da sinistra a destra, come si vede nei film di azione. Facevano davvero paura. Per ammortizzare i colpi di fucile, si piegavano per un attimo sulle ginocchia. Poi, dopo aver sparato a distanza ravvicinata, si sono voltati e con passo lento ma sicuro si sono infilati in macchina e se ne sono andati. Nell'immediatezza dei fatti, la strage fu rivendicata da un gruppo terroristico, la Falange Armata, che con un commento sibillino rivendicò i fatti. Il terrorismo non è morto, vi faremo sapere poi chi siamo. Ma questa pista rimase in piedi veramente pochissimo, perché fu ritenuta veramente inattendibile. Una strage senza senso quella del Pilastro, che ancora oggi, a distanza di 30 anni, grida vendetta. Tre giovanissimi carabinieri nel pieno della loro vita, tutti e tre innamorati dell'arma, felici di servire questo paese, con un altissimo senso del dovere, trucidati senza pietà e con loro le 12 vittime innocenti che li avevano preceduti. Questa banda andava fermata ad ogni costo. All'indomani della strage, la mobile di Bologna infila una pista. Seguendo l'uso delle armi, si provò ad arrivare alla banda. In quel caso, sempre secondo l'esperto di balistica, la banda aveva usato una Manurin e una R70, entrambi con proiettili calibro 222 Remington. Armi automatiche, armi da guerra. Quello che ormai era ovvio è che era un gruppo criminale che sapeva muoversi bene. Forse troppo bene. Sapevano usare le armi, non sparavano a caso, sparavano per uccidere. Veloci, reattivi, organizzati, freddi, spietati. Sembravano davvero addestrati, come se fra loro ci fosse qualche ex elemento delle forze dell'ordine. Ex militari forse, magari congedati per qualche motivo. Tra l'altro, i bottini recuperati dalle rapine erano poca roba. Questo fece sospettare che forse le rapine fossero solo una mera copertura per coprire ben altri propositi. Di maggior rilievo, magari, forse dietro c'erano i servizi segreti o connessioni con apparati paramilitari di ambito NATO. Chi lo sa? Ma tutto cambia quando alla Digos di Bologna giunge la testimonianza di una donna, Simonetta Bersani, di 17 anni, che dice di sapere chi aveva sparato ai carabinieri. Fa un nome, quello di Peter Sant'Agata. La donna dirà: ho visto uscire il fuoco dalle mani di Peter Sant'Agata. Ma chi è Peter Sant'Agata? Sant'Agata era un ragazzo molto giovane che faceva parte di una delle famiglie criminali più pericolose del Pilastro, coinvolti in traffici illeciti e spaccio. L'uomo venne arrestato in seguito a un blitz presso la sua abitazione al Pilastro. Insieme a lui venne arrestato qualche settimana dopo anche il fratello William e Marco Medda, luogotenente di Raffaele Cutolo. Quando lo interrogano, Sant'Agata verrà a conoscenza che fu una certa Simonetta Bersani a fare il suo nome. L'uomo la conosceva, erano nella stessa comitiva. Il ragazzo, a nome della Bersani, iniziò a ridere e disse: ci deve essere un equivoco. Non sapeva che quell'equivoco si sarebbe trasformato in una vicenda che sarebbe andata avanti per i 5 anni successivi, con tanto di processi e condanne. Fu la precisione, direi millimetrica, della testimonianza della Bersani a rendere attendibili le sue dichiarazioni, anche se inizialmente le dichiarazioni della Bersani erano abbastanza discordanti. In seguito, interrogatorio dopo interrogatorio, le sue dichiarazioni divennero un attimino più attendibili, spillato un tanto alla volta. Tutto corrispondeva perfettamente a quello che fu confermato dai rilievi balistici e dalla ricostruzione dell'agguato. Peccato che, anni dopo, si scoprì che quei dettagli le erano stati suggeriti da appartenenti alle forze dell'ordine con cui la donna aveva rapporti. Un depistaggio, insomma. Ma perché dei poliziotti volevano indirizzare altrove le indagini? Questa assurda e riuscitissima deviazione, però, fece solo perdere tanto, troppo tempo. Le indagini, letteralmente, andarono a gamba all'aria. Nel frattempo, mentre si va dietro alle menzogne della Bersani, indisturbata, la banda della Uno Bianca continua a fare colpi su colpi. Pompe di benzina, supermercati, caselle autostradali e, ovviamente, in tanti vengono uccisi. Il primo di questa seconda ondata di colpi, subito dopo la strage del Pilastro, è Claudio Bonfiglioli.
Un benzinaio ucciso in un'area di servizio insieme al suo cane. L'ennesima morte assurda, talmente assurda, che la banda abbandonò sul posto persino parte dell'area furtiva. E poi, perché uccidere il cane? Il 2 maggio 1991, ennesima rapina finita in tragedia in via Volturno a Bologna. La banda entra in un'armeria e fa fuoco, uccidendo la titolare Lucia Anzaloni, 48 anni, e un carabiniere in pensione, Pietro Capolungo, 65 anni, che lavorava come commesso. I corpi vennero ritrovati dietro al banco, per terra, in un lago di sangue, da un cliente entrato per fare degli acquisti. Lucia venne colpita alla testa, Luigi al torace. Per loro non ci fu nulla da fare. Probabilmente il colpo all'armeria fu fatto per fare rifornimento di armi, infatti all'appello mancavano un fucile mitragliatore e due Beretta. Sembra l'ennesima rapina messa a segno da fantasmi. Invece no. Una passante ha visto qualcosa. Ha visto un uomo fuori dall'armeria e ne fa una descrizione dettagliata. Ne viene fuori un identikit che per mesi rimane appeso alle bacheche della questura di Bologna. Tale identikit venne sottoposta al marito della titolare, che guardandolo attentamente esclama: «Ma questo sembra un mio cliente! Cosoli, Sani, Savi, mi pare, è pure un poliziotto, è uno dei vostri!» Secondo il marito di Anzaloni, quindi, quello somiglierebbe a un uomo insospettabile, un poliziotto, che poco dopo si ripresenterà sulla scena del crimine nella sua veste consueta di agente di polizia della questura di Bologna, intento a tenere lontani i curiosi. Quell'uomo è Roberto Savi. Faccio notare anche che l'armeria si trovava a due passi dalla questura. Strano, vero? Come vi ho detto, subito dopo la strage del pilastro, la polizia decise di seguire la pista delle armi, in particolare quella della AR-70, i cui bossoli furono ritrovati sul luogo della strage. Poi ci fu l'arresto dei presunti colpevoli e quella pista venne abbandonata. Ma da quei registri, cioè i registri dei possessori di armi, si estrapolarono 30 nomi, possessori di AR-70 su Bologna e provincia. Al 26° posto c'era proprio Roberto Savi, che possedeva due mitragliette. Essendo un collega, gli venne chiesto di portare una delle mitragliette in questura per poterne studiare il funzionamento da vicino. Solo che Savi, che sa sempre in anticipo tutto, non porta la mitraglietta registrata, ma un'altra acquistata quando seppe del controllo imminente. Che Savi possedesse dei mitra era fatto noto in questura. L'uomo andava a sparare al poligono di tiro insieme al fratello, Alberto Savi, anche lui agente di polizia. Non si sa per quale assurdo motivo, ma il fatto che Savi fosse un poliziotto fece sì che nessuno mise insieme i pezzi dal puzzle, né tantomeno riconobbero in quell'identikit un loro stesso collega, che pensate è stato persino invitato a portare la R70 per studiarne il funzionamento. Incredibile. Il problema vero fu che le varie procure che di volta in volta, a seconda delle zone dove avveniva il caso, erano titolari delle inchieste, non si coordinarono mai, non misero mai insieme le forze. Non fecero mai convergere in un unico punto le indagini, ognuno indagava per i fatti propri. Savi, quindi, uscì di scena. E i colpi andarono avanti, il bottino che di volta in volta racimolavano era davvero irrisorio. Progettano quindi di usare l'esplosivo e a luglio del 1991 lo usarono per irrompere dentro l'ufficio postale San Lorenzo di Riccione. L'esplosione causò tanti feriti, ma fu un colpo inutile. La carica esplosiva non era forte abbastanza da buttare giù la porta antirapina dell'ufficio. Uno dei rapinatori intimò al direttore Di Martino di aprire la porta dall'interno, ma questo ovviamente si rifiutò, dicendo che era impossibilitato a farlo. Poi il rapinatore si avvicina al vetro, tira fuori la pistola e mima il gesto dello sparo verso l'uomo e scappa. Di Martino sapeva che quella era una minaccia reale. Pochi giorni dopo, infatti, mentre passeggiava a Morciano di Romagna insieme al figlio, qualcuno da un'auto spara addosso ai due uomini. 9 colpi che raggiungono il povero Di Martino e il figlio, il quale viene colpito a un ginocchio. Sono illesi, ma sotto shock. Quella era una vendetta, né più né meno. Questi non agivano più allo scopo di non farsi beccare. Erano delle vere e proprie mine vaganti che avevano intrapreso un gioco al rialzo. Ne avevano uccisi così tanti che uno in più o uno in meno era assolutamente irrilevante. Una sorta di monito verso chi si voleva frapporre fra loro e i loro propositi malvagi. L'escalation della loro violenza però si ha fra il giugno del 1991 e gli inizi del 94. Sull'asfalto rimangono altri corpi, quelli di Graziano Mirri, benzinaio ucciso davanti alla moglie a Cesena.
Jai Malik e Babou Cheikh, due operai senegalesi, vittime di un agguato di matrice razzista. Il 24 febbraio 1993 muore Massimiliano Valenti, di appena 21 anni, che mentre scendeva dal furgone con il quale distribuiva i giornali, si è trovato di fronte alla banda che stava effettuando un cambio d'auto subito dopo un colpo. Solo che, invece di freddarlo subito, lo presero con loro e lo portarono in una zona di campagna, dove lo uccisero senza pietà. Quella di Valenti fu un'esecuzione. Il ragazzo fu fatto mettere in ginocchio e qualcuno, dall'alto, gli sparò 5 colpi a raffica. Fu ritrovato in un fossato in località Zola Pedrosa. Muore anche Carlo Poli, elettrauto. Il 24 maggio del 1994 venne ucciso il direttore della Cassa di Risparmio di Pesaro, Ubaldo Paci, freddato mentre apriva la filiale. Quello di Paci fu l'ultimo omicidio della banda. Un bilancio spaventoso: 24 morti, 103 feriti. Madri, padri, sorelle e fratelli rimasti a piangere i loro cari. Maschere di dolore a cui nessuno potrà mai restituire conforto per delle perdite senza senso. Alcuni di loro non ci sono più, si sono ricongiunti in un altrove, migliore si spera. Migliaia di rapine e 7 anni di follia che nessuno ha saputo fermare, eppure lo vedremo, la soluzione era lì, a portata di mano. Imperdonabile non averla vista. Sì, perché il sostituto procuratore di Rimini, Daniele Paci, era intenzionato a costituire un pool interforze composto da agenti dell'Interpol, carabinieri, poliziotti, che avrebbero dovuto occuparsi esclusivamente del caso della Uno Bianca. Obiettivo: prendere quei criminali folli una volta per tutte. Vennero così convocati dal questore di Rimini, Luciano Baglioni, quello che sfuggì all'agguato del cavalcavia dell'ottobre del 1987, che nel frattempo era diventato ispettore della questura di Rimini, e anche Pietro Costanza, anche lui poliziotto, che insieme ad altre 5 persone formarono il pool anti-Uno Bianca. L'approccio investigativo fu molto interessante: ragionare come i rapinatori, in modo da anticipare le loro mosse. Nel frattempo, la banda prese a colpire solo banche e uffici postali. Utilizzeranno solo pistole Beretta e inoltre si osserva ormai una certa destrezza nel fare i colpi. La banda non è più un manipolo di sprovveduti, anzi, mostra ormai una certa raffinatezza. Il pool anti-Uno Bianca era certo che il loro modus operandi prevedesse dei sopralluoghi e allora pensarono che avrebbero potuto prenderli durante uno di questi sopralluoghi. Facile a dirsi, un po' più difficile a farsi. Parallelamente si iniziò risentendo tutti i testimoni delle varie rapine dove si pensava che la banda fosse coinvolta. Poi si costituì un registro dove vennero segnate tutte le Uno Bianca rubate a Bologna e provincia. Si prese a monitorare tutti i parcheggi dove si pensava ci potessero essere delle auto sospette. Una telecamera fissa venne posizionata anche in una piazzola dell'ospedale di Rimini, dove pare che i criminali spesso facessero i loro cambi d'auto in attesa che qualcuno si avvicinasse a un'auto sospetta. Venne anche ripresa una vecchia pista, inspiegabilmente scartata, quella relativa agli ex appartenenti alle forze dell'ordine. Anche se l'unica cosa concreta su cui davvero poter costruire un'indagine fu un fotogramma che venne catturato da una telecamera di videosorveglianza di una gioielleria, che ritraeva un uomo alto, di stazza robusta, con un impermeabile, una parrucca e dei Ray-Ban. Quella poteva essere l'immagine di uno dei rapinatori venuto a fare un sopralluogo. Quello che fu soprannominato il Lungo aveva un abbigliamento che a un occhio inesperto poteva sembrare normale, ma non all'occhio del pool, che individuano subito la volontà del soggetto di camuffarsi. Il pool si portava appresso la foto del Lungo inserita nel portafoglio come una santina in ufficio, a casa, in questura, ovunque. Il Lungo divenne l'ossessione del pool. I fantasmi sembravano un po' meno evanescenti. Tuttavia, dopo 9 mesi, tutto quel lavoro non aveva portato a nulla di concreto, come se ad anticipare le mosse del pool fossero i banditi e non il contrario. Il pool venne sciolto e le indagini passarono alla Procura di Roma. I poliziotti Baglione e Costanza, però, chiesero e ottennero dalla Procura di Rimini di poter condurre delle indagini per portare avanti il lavoro del pool, ma nello stesso tempo essere più liberi di agire.
I due dirigenti di polizia si dedicarono solo ed esclusivamente al caso della Uno Bianca, giorno e notte. I poliziotti calcolarono che i rapinatori mettevano a segno un colpo ogni 40-45 giorni. Su 85 filiali di banche ne selezionarono 7, scegliendo quelle che avessero vicino una via di fuga sicura, una statale, un'autostrada, e preso a monitorarle, un giorno nelle vesti di turisti, un altro come venditore di piada, giorno dopo giorno, per mesi. Se una di queste fosse stata il prossimo obiettivo della banda, non sarebbe sfuggito al loro occhio qualche movimento strano. E finalmente venne il giorno. Il 3 novembre 1994, durante uno dei consueti appostamenti, Costanzo e Baglioni notarono una Fiat tipo bianca che procedeva a bassa velocità lungo la statale di Rimini, sulla via Emilia. Si accorsero che la targa era piuttosto sporca. Poi, in prossimità di una banca, videro la Fiat tipo procedere a bassissima velocità, quasi fino a fermarsi, tanto che i poliziotti pensarono che fosse lì per caricare i rapinatori che nel frattempo erano dentro a rapinare la banca. In realtà la Fiat tipo proseguì la sua marcia. A quel punto decisero di seguire l'auto. La tipo bianca proseguì fino a Torriana, inerpicandosi su per il paese. A quel punto l'auto sparì, ma i poliziotti non demorsero e proseguirono, quando a un certo punto la videro di nuovo infilarsi in una piazzola di sosta appena fuori il paese. Dall'auto scende un uomo molto alto con un pacchettino in mano che si dirigeva verso un'abitazione al civico 29. I poliziotti a quel punto decisero di dirigersi all'anagrafe del paese che si trovava praticamente a pochi metri dal piazzale. Si identificarono e chiesero di poter vedere chi abitasse a Piazzale della Libertà 29. L'impiegato controlla e comunica a Baglioni e Costanza che a quel civico ci abitava un certo Fabio Savi. Quel nome non dice nulla ai poliziotti, che però avevano sempre quel fotogramma che ritraeva quello strano uomo alto in impermeabile. Tra i documenti allegati vi è una fotografia del Savi relativa a una licenza di pesca. Costanzo e Baglioni, quando la guardano, rimangono pietrificati. Quell'uomo sembrava davvero lungo. Quando escono dall'ufficio anagrafe, ecco di nuovo Fabio Savi uscire di casa, fermarsi davanti l'uscio, quasi come se stesse controllando i movimenti dei due poliziotti, che nel frattempo erano saliti in macchina, pronti a tornare a Rimini. Anche Savi si mette in marcia a bordo della sua tipo bianca e prosegue in direzione contraria ai due poliziotti. Dai retrovisori Baglione e Costanza notano che Savi, improvvisamente, si ferma in mezzo alla strada e, temendo che potesse aprirsi un conflitto a fuoco, decisero di proseguire verso Rimini, lasciando Savi proseguire per la sua strada. Costanza e Baglioni si dirigono in procura per incontrare il sostituto procuratore Paci. Appena lo vedono, gli dicono: «Dottore, si sieda, abbiamo trovato il lungo». Partono subito gli accertamenti su Fabio Savi. Dai registri risulta che deteneva molte armi, tra cui una Manuir, un'arma particolare, che guarda caso era una delle armi che erano state usate per la strage del pilastro. Una coincidenza? Scoprono anche che Fabio Savi aveva un fratello, Roberto Savi, lo ricordate? Anche lui deteneva delle armi, fra cui una mitraglietta AR-70, ricordate anche questo? Anche questa usata nella strage del pilastro. Come vi ho detto in precedenza, molti degli errori posti in essere durante le indagini è dovuto al fatto che negli anni le varie procure non si erano coordinate fra di loro sui progressi delle singole indagini. Che significava questo? Che né Baglioni né Costanza avevano idea di chi fosse Roberto Savi. Quando lo scoprono, i due rimarranno senza parole. I due infatti si dirigono verso la questura di Bologna, quella dove presta servizio Savi. La collega della questura osserva la foto segnaletica del porto d'armi di Roberto Savi ed esclama: «Ma è uguale all'identikit del corpo in armeria!» Si avvicina un altro collega, guarda la stessa foto ed esclama: «Ma questo è un collega, lavora in sala operativa!» Roberto Savi era un poliziotto in servizio presso la questura di Bologna, lo stesso Roberto Savi che 3 anni prima era stato visto da una passante davanti all'armeria a Bologna, lo stesso che qualche ora dopo, nella sua veste di poliziotto, pattugliava il luogo della rapina. Una rapina messa a segno da una banda di cui faceva parte il fratello. A quel punto, sconvolti dalla scoperta, i poliziotti dissimulano e dicono ai colleghi di Bologna che probabilmente si erano sbagliati. Indagavano su un traffico di armi, ma era chiaro che il collega Savi non c'entrasse nulla. Portano via tutto e letteralmente scappano dalla questura. Non volevano che Savi potesse subodorare qualcosa.
Quando lasciano la questura, i due poliziotti sono impietriti. Non riescono a crederci. Il nemico era uno di loro. Uno di loro aveva ucciso, rapito, rapinato, seminato terrore e orrore per 7 lunghissimi anni. Quello che non sapevano è che insieme a Roberto Savi, altri colleghi poliziotti facevano parte di quella banda di criminali, la banda della Uno Bianca. I criminali, per anni inafferrabili, hanno finalmente un nome e un volto. La prima azione che venne fatta fu mettere i loro telefoni sotto controllo. Ma non solo, vennero incrociati gli orari di servizio di Roberto Savi e messi a confronto con gli orari dei colpi alle banche e si accorsero che ogni volta che avveniva una rapina, Roberto Savi non era in servizio. Il 21 novembre 1994, nonostante le pochissime prove raccolte, la polizia fu costretta a intervenire perché dalle intercettazioni era chiaro che si stavano preparando per l'ennesimo colpo, una banca a Marina di Ravenna. Così, nel tentativo di impedire quella rapina, si decise di pedinarli. Essendo i Savi usciti alle prime luci dell'alba, fu complicato seguirli, troppe poche macchine in giro. I Savi, che erano in due auto diverse, si accorsero di essere seguiti e mollarono il colpo. Più tardi si scoprì che i fratelli comunicavano fra loro tramite una ricetrasmittente su una frequenza che conoscevano solo loro. Fu Roberto a comunicare a Fabio di tornare a casa, aggiungendo poi che Fabio avrebbe dovuto chiamarlo in ufficio dalle 7 in poi e che se questi gli avesse risposto significava che era tutto a posto, ma che se invece non avesse risposto avrebbe dovuto fare fagotto e sparire. Non si poteva più aspettare. La polizia era stata scoperta, bisognava agire e in fretta. La procura decide così di emettere dei fermi per Fabio Savi e Roberto Savi. Roberto viene arrestato dai suoi stessi colleghi intorno alle 19, appena dopo aver iniziato il suo turno, all'interno della sala operativa. L'uomo all'atto dell'arresto non tradisce alcuna emozione, di una freddezza glaciale, rimane impassibile, si fa mettere le manette, non fa domande, dice solo una cosa: avrei potuto farvi saltare tutti in aria. Fabio invece, non ricevendo il segnale prestabilito, si dà alla fuga. Ma chi sono i fratelli Savi e cosa li ha spinti a mettere a ferro e fuoco l'Emilia Romagna? I Savi sono originari di Villa Verrucchio, nel Riminese. Nascono in una famiglia molto tradizionale, il cui perno era il padre, Giuliano Savi. Roberto e Fabio hanno anche un fratello minore, Alberto, detto Luca, anche lui poliziotto e anche lui componente della banda della Uno Bianca. La famiglia Savi era molto unita e in paese suscitavano rispetto e anche curiosità. Sarà soprattutto la figura di Giuliano a dare un indirizzo preciso alla vita dei figli. Uomo sanguigno, di indole aggressiva, vicino agli ambienti di estrema destra e amante delle armi. Passione che tramanderà ai figli. Roberto e Alberto entrano in polizia giovanissimi e insieme a Fabio costituiscono un nucleo compatto fatto di complicità e stesso humus culturale, particolarmente votati al disprezzo per i Rom, gli immigrati e per chiunque vivesse ai margini della società. Roberto Savi in questura è conosciuto come il Monaco. È un uomo schivo che parla poco, uomo d'azione. Per anni lavora alla mobile di Bologna, capopattuglia alla Volante 4. Un uomo abituato a prendere in mano le situazioni, ad agire con lucidità. Savi, dal 1992, lavorava alla centrale operativa. Una posizione strategica, da lì poteva avere il controllo su tutto. Ma di fatto, quello fu un declassamento. L'uomo si era reso responsabile di un abuso nei confronti di un uomo arrestato per spaccio. Savi gli aveva rasato i capelli. È sposato con Anna Ceccarelli e ha un figlio che nel 1994 aveva 9 anni. Con la famiglia viveva in un piccolo appartamento a Bologna, a pochi passi dall'aeroporto. Ha pochi amici e per tutti un tipo strano, zelante nel lavoro, taciturno e con una spiccata predisposizione al comando. L'uomo aveva lasciato la moglie per andare a vivere con la sua amante, Stella Okonkovo, in un piccolo appartamento a Pontecchio Marconi. Quando gli perquisiscono casa, la polizia trova un gigantesco arsenale. L'uomo, oltre alle mitragliette legalmente registrate, possedeva tantissime armi, materiale esplosivo, parrucche, baffi e soldi, tanti soldi, circa 230 milioni in contanti. Roberto Savi è indiscutibilmente il capo della banda, colui che dirige le azioni, quello che dice agli altri cosa fare. Fabio Savi è il braccio armato, il componente della banda più sanguinario, colui che non esita mai a sparare e sparare per uccidere. Fabio Savi è il fratello minore di Roberto. Nel 1994, a 34 anni,
è separato e ha un figlio. Lui è l'unico insieme a Roberto a partecipare a ogni singola azione della banda. Amante delle moto, della bella vita e delle armi. Dal 1992 frequenta una ragazza rumena, Eva Micula, per cui Savi lascia la moglie. Colei che è, lo vedremo, vuoterà il sacco su tutto quello che sapeva sulla banda della Uno Bianca. Lei, la fan fatale della banda, prima complice, poi traditrice. Tra tutti i componenti, Fabio Savi è l'unico a non essere poliziotto. In realtà, a essere poliziotto ci aveva provato, ma non era passato per un difetto alla vista. Fabio Savi, prima di diventare un criminale spietato, era un semplice carrozziere di 25 anni che, come dirà in una celebre intervista a Franca Leosini, aveva bisogno di soldi e, non potendoseli forse procurare in altro modo, decise di darsi alle rapine. L'uomo in quell'intervista dirà: «Mi sono sempre comportato bene, ho sempre portato rispetto verso tutti, ma per colpa di certi signori la mia carrozzeria è andata a gambe all'aria». Questi signori, a detta di Savi, lo avrebbero truffato, portandolo a una situazione debitoria disperata che lo ha portato sull'orlo del disastro. Fabio Savi è un uomo ferito, ce l'ha con il mondo intero. L'uomo sentiva che la società era in debito con lui e in qualche modo quella stessa società doveva ripagare quel torto. Proprio lui che si era sempre comportato bene. Dove lo aveva portato tutta quella onestà, quel rispetto? A essere truffato e a perdere tutto? No, la storia per Savi non poteva finire in quel modo. Decise così di passare dalla parte del male, di riacquisire mitra alla mano quella dignità che gli spettava di diritto e che qualcuno gli aveva tolto. La personalità di Savi è complessa. La sua mente oscilla costantemente fra rabbia, freddezza, spietatezza, frustrazione, delusione, bassa autostima, mascherata da spavalderia e spacconaggine. L'uomo vede come una defiance insostenibile il fatto di non essere entrato nella polizia come i fratelli. Si sente in difetto rispetto a loro, così rispettati e ammirati, mentre lui era un carrozziere che chiunque poteva truffare. Quel ruolo da sterminatore che si era ritagliato nella banda era la sua rivalsa. Fabio Savi uccideva per rabbia, uccideva quando un colpo andava male. Al contrario, Roberto uccideva quando un colpo andava bene. Lo faceva per esaltarsi, per galvanizzarsi. E poi c'è Alberto, detto Luca, il più piccolo dei fratelli Savi, di servizio presso la questura di Rimini. L'uomo viene descritto come succube dei fratelli maggiori. È molto emotivo, pasticcione, con nessuna attitudine al comando. Si fa piuttosto trascinare dai fratelli in quell'avventura di sangue, almeno così viene dipinto. Quando lo arrestano, scoppierà in lacrime. Ma chi fra loro ha avuto per primo l'idea di formare quella banda di indicibile efferatezza? Da chi è partito l'input? Secondo Fabio Savi, i tre, trovandosi in un momento non particolarmente felice finanziariamente parlando, decisero insieme di darsi le rapine. Ma com'è possibile che due persone che avevano giurato di difendere la cittadinanza dal male decidessero di immergersi in quel male, spingendo le proprie azioni verso vette inarrivabili di orrore? I tre iniziarono a parlare di fare rapine quasi per gioco. Come dirà Savi, si iniziò a parlarne per scherzo. Uno scherzo maledettamente serio, che i tre, ma in special modo Roberto e Fabio, portarono avanti credendoci sempre di più. I tre fratelli Savi non sono criminali nati, affatto. Pensate che all'inizio non erano neanche in grado di rubare una macchina. Tanto che le prime rapine le fanno a bordo della regata grigia di Alberto. Quella prima rapina andata a segno, quella al casello, diede loro fiducia. La fiducia necessaria per proseguire in quel percorso di guerra, nonostante fossero dei totali inesperti, dei criminali improvvisati. Da lì in poi fu impossibile fermarsi. Con all'attivo un centinaio di colpi è ad oggi la banda più prolifica della storia della criminalità italiana. Man mano che i colpi andavano a segno, alla banda capitanata dai Savi iniziarono ad unirsi altri componenti, tutti poliziotti legati a filo stretto a Roberto Savi. In momenti diversi sono stati tutti agli ordini di Savi quando era capopattuglia delle volanti. Sono Pietro Gugliotta, catanese, un integerimo padre di famiglia. Entra a far parte della banda nel 1990. Il suo è un ruolo da gregario. Gugliotta pende dalle labbra di Roberto Savi, sua figura di riferimento. Per Savi avrebbe fatto tutto. Niente di strano quindi che quando Roberto gli chiese di far parte della banda, l'uomo abbia visto quella richiesta come un gesto che lo onorava nel profondo.
Alla banda si uniscono anche due giovanissimi poliziotti di servizio alla questura di Forlì, Marino Occhipinti, di 29 anni, e Luca Vallicelli, di 31. L'unico componente della banda a partecipare a pochissime azioni e a nessun fatto di sangue. La banda aveva quindi una forte coesione interna, legata dal vincolo di sangue e dall'amicizia, o forse sarebbe meglio dire dalla sudditanza nei confronti di Roberto Savi, il leader indiscusso, il più anaffettivo, freddo, colui che uccide per il gusto di uccidere. Anche se, inizialmente, il diktat era quello di non sparare. Le armi andavano usate solo per intimidire le vittime. Qualcosa è decisamente andato storto. Ma qualcosa nello stile di vita dei Savi, così bisognosi di soldi, era cambiato? Avevano davvero risollevato le loro finanze? In un certo senso, ma non del tutto. Fabio riuscì a ripagare i suoi debiti, comprò un'auto usata e poco altro. Idem gli altri due fratelli. Nessuno di loro ha davvero fatto un salto di qualità. Fabio Savi, senza rapine, non era in grado di arrivare a fine mese. Valeva davvero la pena di spargere tutto quel sangue per una macchina usata e qualche uscita a cena? Ma torniamo per un attimo all'arresto di Roberto Savi e alla fuga del fratello Fabio. La notizia dell'arresto di un poliziotto per fatti legati alla Uno Bianca fu uno shock per tutti, per la procura in primis, ma anche e soprattutto per l'opinione pubblica. Incredula di fronte a qualcosa che la mente letteralmente rifiutava di accettare, dei poliziotti che facevano rapine e uccidevano. La notizia fu talmente sconvolgente che tutti si aspettavano una smentita. Non era possibile, non un pezzo dello Stato, non chi aveva giurato di difendere la cittadinanza dal crimine. Non era possibile, invece, era tutto vero. E sarà lo stesso Roberto ad ammetterlo. E Fabio Savi, invece? Subito dopo l'arresto di Roberto Savi, la mobile di Rimini si porta a Torriana presso il domicilio di Fabio Savi. Una volta lì, l'amara sorpresa. Savi era fuggito. In compenso, anche in quell'abitazione trovarono un arsenale fatto di armi, proiettili, esplosivo, parrucche, videocassette e persino l'impermeabile con cui l'avevano fotografato qualche mese prima. Fabio Savi fugge da Torriana e porta con sé Eva Mikula, la giovanissima amante che Savi conosce nel 1992 in un ristorante a Budapest dove Eva lavorava come cameriera. Eva al tempo aveva solo 16 anni e aveva alle spalle una situazione familiare disastrosa. La sua infanzia e adolescenza erano state all'insegna della violenza e della prevaricazione. La conoscenza con Savi fu per Eva la possibilità di andare via lontano dalla Romania, di fuggire da una vita fatta di enormi sacrifici. Savi era il grimaldello che apriva le porte della libertà. Savi per Eva perde letteralmente la testa. La porta con sé in Italia e per lei lascia la moglie e il figlio. Non sa ancora Savi che quel sentimento totalizzante è a senso unico. Eva, dopo un'iniziale infatuazione, presto se ne disinnamora, anche perché Fabio era molto possessivo e abusante. Eva non lo lascia però. Continua a stargli accanto, lo segue nella sua folle fuga, ma quando la situazione si fa insostenibile, non esita un attimo a tradirlo. La fuga rocambolesca di Savi ha come prima tappa Milano. I due cercano alloggio presso una pensione, ma la titolare della pensione si rifiuta di dargli ospitalità perché i due erano senza documenti. Da lì raggiungono il confine con l'Austria, ma Eva si rifiuta di oltrepassare la frontiera, non voleva vivere da fuggiasca. I due si ritrovano all'interno di un autogrill a pochi chilometri dal confine. Alcuni dipendenti lo riconoscono e chiamano la polizia stradale che sopraggiunge e li arresta. Quando lo perquisiscono, l'uomo aveva addosso la sua beretta e ben 5 caricatori. Anche Eva viene portata in questura a Rimini e dopo un'iniziale reticenza, la donna, piuttosto impaurita, decide di dire tutto quello che sapeva al sovrintendente Costanza. Sarà Eva a rivelare chi erano gli altri componenti della banda, incluso il più piccolo dei fratelli Savi, Alberto, detto Luca, che viene arrestato insieme al resto della banda. Eva, con il suo racconto, pone i tasselli mancanti della storia, quelli a cui nessuno fino a quel momento aveva saputo dare una spiegazione. Ad esempio, sarà Eva a rivelare che l'agguato al cavalcavia dove era morto il sovrintendente Antonio Mosca era opera dei Savi. Ma dirà anche che Savino Grossi, il concessionario raggiunto da lettere minatorie, era in realtà un cliente di Fabio Savi, che non gli aveva pagato delle fatture arretrate, e il Savi, per vendicarsi, decise di estorcergli il del denaro. Denaro che, nella logica di Savi, gli spettava di diritto.
La notizia che a fare quell'agguato erano stati i savi liberò Costanza da un peso enorme che si portava dietro da quando Mosca, sul letto di morte, fece promettere a lui e a Baglioni che avrebbero catturato i suoi assassini prima di andare in pensione. Opera dei savi anche la terribile strage del pilastro per cui erano stati arrestati i fratelli Sant'Agata, un camorrista. Dopo anni a gridare la loro innocenza, finalmente vennero scagionati da ogni accusa, anche se i PM per un po' sospettarono che fra i Sant'Agata e i savi potesse esserci una qualche forma di complicità, anche in seguito alla confessione dei savi, che infatti confessano e raccontano con dovizia di particolare tutte le azioni di cui si erano resi protagonisti. Salvo poi ritrattare tutto, ma a quel punto la loro ritrattazione fu inutile, vi erano fin troppi riscontri e per loro si formalizzò l'arresto per rapina a mano armata e strage. Per tutta la durata dei processi, Fabio e Roberto Savi hanno tenuto un atteggiamento sprezzante, provocatorio, assolutamente in linea con la loro condotta morale. Nessuno, credo, si aspettasse che fossero contriti o amareggiati e loro in questo non hanno deluso le aspettative. Fabio Savi più volte venne ripreso dalle telecamere mentre, con un sorrisetto sardonico, osservava i testimoni fare le loro deposizioni o dire qualcosa al loro indirizzo, come a dire che ciò di cui stavano parlando non era di suo interesse. Roberto Savi a ogni domanda rispondeva con negativo, affermativo. Il suo sguardo è freddo e colpo su colpo risponde alle domande dei PM, senza mai tradire un'emozione. Più che un uomo, una statua di ghiaccio. I Savi negarono inoltre ogni collegamento con servizi segreti, intelligence, poteri occulti. Come disse Fabio Savi, dietro la Uno Bianca c'era solo la targa, i fanali e il paraurti. Loro facevano rapine solo per i soldi, per nient'altro. Si percepiva in loro un delirio di onnipotenza che in tutti quegli anni aveva dominato le loro menti, portandoli ad alzare l'asticella ogni volta di più. Un delirio che si nutriva anche della loro impunità. Più sfuggivano, più si galvanizzavano. Più uccidevano, più non erano mai paghi. Inafferrabili, intelligenti, organizzati. Questo erano i Savi, almeno fino a che è durata. Fabio Savi, durante l'intervista alla Leosini, criticò molto l'operato di Baglioni. Chioserà Savi. Se non avessimo voluto farci prendere, non ci avrebbero mai preso. Volendo sottintendere che i Savi, forse stanchi di quella vita, avrebbero compiuto delle mosse per farsi catturare. Vero o no, non importa più a nessuno. I processi terminarono nel 1996 con la condanna all'ergastolo per i tre fratelli Savi, 18 anni per Pietro Gugliotta e ergastolo per Occhi Pinti, poi commutati in 30 anni. Sia Gugliotta che Occhi Pinti hanno goduto degli sconti di pena e adesso sono liberi cittadini. Insieme a Luca Vallicelli, il quale ha patteggiato la pena a 3 anni e 8 mesi, è attualmente un uomo libero. Roberto Savi, nel frattempo, si è risposato con una detenuta olandese. Nel 2006 presentò istanza di grazia, che venne prontamente rifiutata. Attualmente sconta la pena nel carcere di Monza. Fabio Savi, invece, dal 2010 si trova nel carcere di Spoleto. Nel 2014 chiese che la pena gli venisse commutata a 30 anni, richiesta respinta dalla Corte di Assise di Bologna. L'unico a usufruire di permessi premio è Alberto Savi. Nel 1998 il padre dei fratelli Savi, Giuliano, si tolse la vita ingerendo 7 scatole di Tavor. La vergogna che era calata sul buon nome della sua famiglia fu un colpo a cui l'uomo non seppe sopravvivere. Pezzi non ho niente da dire. Scusate. Ci può raccontare in questo momento i suoi sentimenti? Hanno distrutto una famiglia. I sentimenti di padre? Hanno distrutto io, sono distrutto. È vero che vuole chiedere scusa alle vittime? Mia moglie è uguale. Io non rilascio niente, non so dire. Se possiamo... Mi hanno distrutto i suoi figli. Negli ultimi anni della mia vita, cosa volete da me? I suoi figli? Che non dormo, non mangio, non faccio più niente. Una domanda legge però, una domanda a cui nessuno ha saputo dare una vera risposta. Ma perché ci sono voluti 7 anni per catturarli? Perché è dovuta morire così tanta gente? Ma soprattutto, si poteva fare di meglio? Sì, decisamente sì. Ad esempio, sarebbe bastato che le procure si coordinassero e forse incrociando i dati e i riscontri, qualcuno avrebbe capito che il filo conduttore di tutti i colpi messi a segno erano le armi. Un'arma in particolare, la R70. E c'erano andati vicini dopo il colpo in armeria. E chi erano quei poliziotti della questura di Bologna che imbeccavano la Bersani per far depistare le indagini dopo il pilastro? Ma davvero nessuno ha riconosciuto Savi in quell'identikit per mesi dimenticato in questura?
Quante volte lo stesso Savi ci sarà passato davanti, beandosi di aver beffato i suoi stessi colleghi? È credibile o anche qui c'è qualcosa che non va? Tante, troppe zone d'ombra attorno ai delitti della Uno Bianca, ombre che mai nessuno riuscirà a illuminare. Se volete approfondire la storia di Fabio Savi, vi consiglio di guardare l'intervista rilasciata alla Liosini per Storie Maledette, la trovate su YouTube. Di questa lunghissima scia di sangue rimane indelebile il ricordo di chi è caduto sotto i colpi di mitra. Persone innocenti capitate nel posto sbagliato, nel momento sbagliato. La loro memoria è fiamma viva nei cuori di chi è rimasto e di chi li ha amati. Spero nel mio piccolo di aver rinnovato quella fiamma. E si conclude così il mio video. È stato davvero complicato mettere insieme tutti i pezzi di questo intricatissimo puzzle. Ci ho lavorato tantissimo e ho letto decine di articoli, visto decine di video. Ogni volta saltava fuori qualcosa di nuovo. È stata davvero un'impresa. Ma spero che tanti di voi che non conoscevano questa storia nei dettagli possano avere le idee più chiare adesso. Se il video vi è piaciuto, lasciatemi un like di supporto e iscrivetevi per non perdervi nessuno dei miei prossimi video. Ah, se volete, nell'info box trovate i miei contatti per quanto riguarda Instagram. Iscrivetevi se volete, se non volete fa niente. E a presto con una nuova storia crime. Ciao!